era uno degli animatori, insieme con Marsilio Piccino, della famosa Accademia Platonica fondata da Cosimo de' Medici nel 1463 e rilanciata da Lorenzo negli anni della sua signoria. Nell'86, nel contesto di questa Accademia, Giovanni Picco della Mirandola, un personaggio molto famoso per una memoria di ferro che aveva, scrisse la seguente orazione, d'accordo? E io direi che tutto quello che vi devo dire di Picco e anche del contesto in cui questa lettera, orazione, fu scritta, lo ricaviamo dalle parole stesse, quindi la diamo subito a leggere e mentre commentiamo vi do il quadro, no? Immagina di rivolgersi a dei prelati. Ricordatevi che la Chiesa del tempo era molto contraddistinta da questa influenza dell'umanesimo, no? E siamo nell'86, diciamo solo questo, le opere di Cusano risalivano agli anni 40-50, quindi siamo un po' più avanti, no? Nella fase del secondo umanesimo. E dice così: negli scritti degli arabi, quindi musulmani, ho letto, o padri veneranti cattolici, che Abdallah Saraceno, richiesto di chi gli apparisse sommamente mirabile in questa specie di teatro che il mondo, rispondesse che nulla sorgeva più splendido dell'uomo. E con questo detto concorda quello famoso di Eramente, grande miracolo è l'uomo o Asclepio. Successivamente verranno citati i Persiani e David, cioè l'Antico Testamento. Quindi, prima di entrare nel tema, la centralità dell'uomo, tutta questa orazione è dedicata alla divinità dell'uomo, la centralità tipicamente assegnata dall'uomo del Rinascimento all'uomo chiaramente. Però prima di entrare nel tema di come contraddistingue l'uomo, Picco e con Picco tutto il Rinascimento, notiamo le fonti di Picco, o meglio, le fonti anche coloro con cui Picco sostiene che la sua dottrina concorderebbe. I musulmani, Abdallah Saraceno, quindi l'Islam, i cristiani a cui si rivolge, David, gli ebrei, l'Antico Testamento, gli zoroastriani, i seguaci del profeta Zoroastro, e questo strano Ermete, che Ermete non è il dio Hermes dei romani, dei greci, ma non è altro che un personaggio mitico, un certo Hermes o Ermete Trismegisto, tre volte grandissimo, di cui nella tarda antichità era stata raccolta una silloge, un insieme di testi, chiamato Corpus Hermeticum, che si riteneva a torto, in questo caso il buon rinascimento, a differenza di Lorenzo Valla, sono stati poco attenti, si riteneva che risalissero agli albori dell'umanità, prima di Platone, prima di Mosè, ci sarebbe stato questo Ermete corrispondente a Thoth, il dio egizio Thoth, quello che avrebbe rivelato la scrittura al faraone, come racconta il Fedro di Platone, quindi in un'antica divinità egizia, avrebbe rivelato alcune verità in questi testi che poi sono rimasti e vengono tradotti da Marsilio Piccino in latino, quindi esistono questi testi, solo che sono della tarda antichità, sono influenzati dal platonismo, però agli occhi di questi uomini del Rinascimento sono molto più antichi di ogni cosa, sono una specie di rivelazione originaria precedente alla Bibbia ebraica e cristiana e ai testi di Platone. Noi sappiamo che non è così, dipendono da Platone, ma per questi qui vengono prima. Quindi sia Picco della Mirandola, sia Marsilio Piccino, sia gli uomini della cosiddetta Accademia Platonica pensavano di richiamarsi alla tradizione millenaria, la più antica tradizione religiosa e spirituale dell'umanità che avrebbe avuto origine in Egitto. All'epoca non c'erano ancora le città di geroglifici, per cui l'Egitto la affascinava per il mistero che emanava, no? Questa antica rivelazione, appunto, sarebbe stata quella di questo Ermete tre volte grandissimo. Gli scritti ermetici sarebbero stati la base della Cabala, di tutte le evoluzioni successive, che noi chiamiamo le platoniche, ma loro pensavano fossero ermetiche. La parola stessa ermetico, ermeticamente chiuso, per esempio, deriva da questa idea di questa antica rivelazione che era nascosta, era segreta, per cui l'ermetico significa qualcosa di chiuso, qualcosa di esoterico. Bene. Questo è quello che credevano loro, per cui è interessante che qua tutte le grandi religioni del mondo convergerebbero, sarebbero delle ramificazioni di un'unica religione originaria. Questo che pensavano questi platonici, oggi noi lo possiamo considerare una forma di sincretismo religioso.
Se qualcuno di voi dice ogni tanto vado in sinagoga, ogni tanto in chiesa, ogni tanto in moschea, perché tanto è tutta la stessa roba, espressa solo in modi leggermente diversi, siete dei sincretisti. Durante la tarda antichità, nel Pantheon, che ancora si trova a Roma, no, il famoso monumento, c'erano le divinità Iside, Osiride, Attis, divinità dell'Asia, dell'Egitto, le antiche divinità romane, tutte mescolate. Solo quei particolarmente, diciamo così, combattivi cristiani non volevano accettare che il loro Dio venisse collocato in mezzo a tutti gli altri. Ma le altre divinità delle altre religioni erano tutte mescolate, Mitra, Dio di Zoroastro, tutti mescolati insieme nel Pantheon. I cristiani si opposero a questa mescolata, imposero la loro religione come l'unica. Nel Rinascimento si torna un po' alla visione del Pantheon antico, cioè si pensa che Cristo, Maometto e tutti questi siano a tante facce come di un prisma in cui la stessa verità traluce. Anche oggi, no? Molte tendenze, oggi che le chiamiamo New Age, la nuova spiritualità, tendono, non so se voi siete d'accordo o meno, a ragionare così. Io sono magari cristiano cattolico perché sono nato qua, forse in altra parte sarei musulmano, ma alla fine quello che conta è credere in Dio, agire secondo giustizia, no? Alla fine i valori fondamentali sono gli stessi ed è un fatto culturale legato al territorio dove si è nati, se si è una cosa trascherata. Questa qua è la visione anche di questi signori. Bene, detto che questi pensavano di essere quindi espressioni di una tradizione universale in cui tutte le religioni convergono, qual è il cuore di questo? La figura dell'uomo. Che cos'è l'uomo? Bene, dice Pico, mentre ricercavo il senso di queste sentenze, cioè grande miracolo è l'uomo, magnum miraculum homo asclepi, asclepio sarebbe il dio della medicina, no? Esculapio in latino, non era soddisfatto, va bene, l'uomo è un grande miracolo, ma alla fine cosa significa, no? E gli argomenti che si portano a favore della meravigliosità dell'uomo, diciamo così, sono molti, ma non soddisfano più. E quali sono questi argomenti? L'uomo è vincolo delle creature, cioè unisce tutti gli esseri viventi, è familiare a quelle superiori, è vicino agli angeli, sovrano di quelli inferiori, governa gli animali, interprete della natura per la cura dei sensi, capace di svelare i segreti della natura, per indagine della ragione, per la luce dell'intelletto, intermedio fra il tempo e l'eternità. E come dicono i persiani, cioè i zoroastriani, copula anzi di meneo del mondo, di poco inferiore agli angeli, secondo la testimonianza di Davide. Quindi l'uomo, come lo rappresentava per esempio Dante, può essere vista come una figura straordinaria, a metà tra il cielo e la terra, signore degli animali, inferiore di poco agli angeli. È una bella rappresentazione dell'uomo, ma non basta, non è sufficiente. E guardate che cita grandi tradizioni, no? Ma non basta, grandi cose, ma non le più importanti, non tali per cui si possa arrogarsi il privilegio di un'ammirazione senza limiti. Guardate come Pico piano piano sta attribuendo all'uomo un genere di ammirazione che tradizionalmente si attribuiva a Dio al principio. Un'ammirazione senza limiti deve ricevere l'uomo, se non è umanesimo. Questo. Perché non ammirare di più gli angeli o i beatissimi cori del cielo? Ecco qua lo scavalcamento, no? In Dante l'uomo è certamente una creatura fondamentale, però è dotato di materia. Gli angeli sono puri spiriti superiori, anche per San Tommaso, che per tutta la tradizione era anche araba. Perché l'uomo dovrebbe essere superiore anche agli angeli? E questa è la tesi di Pico, che l'uomo supera addirittura gli angeli. Come mai sei inferiore alla gerarchia degli esseri? Alla fine mi parve di aver compreso perché l'uomo sia il più felice degli esseri animati, dentro perciò di ogni ammirazione. Perché? E quale infine sia quella sorte che toccandoti nell'ordine universale invidiavano non solo i brutti, ma gli astri e gli spiriti oltremondani. Notate che per Platone gli astri sono esseri viventi, sono delle divinità, ma l'uomo è invidiato addirittura dagli astri e anche dagli angeli. Cose incredibili e meravigliose, come altrimenti se per essa che giustamente l'uomo viene proclamato e ritenuto un grande miracolo, meraviglia per i viventi. Insomma, perché è così superiore all'uomo? Quale sia questa essenza, ascoltate o padri o venite in orecchio porgente alla vostra cortesia di parlare. Già il sommo padre che comincia un racconto mitico che dovrebbe spiegare perché l'uomo è così meraviglioso. Già il sommo padre, Dio creatore, quindi Dio musulmano, cristiano, quindi un po', insomma, però l'immagine tratta dalla Bibbia ebraica,
aveva foggiato, secondo le leggi di un'arcana sapienza, cioè il mondo delle idee di Platone, questa dimora del mondo, aveva plasmato il mondo materiale, quale cercare tempio augustissimo della divinità del mondo e un tempio di Dio, e questo è interessante, come aveva abbellito con le intelligenze di Perurano, cioè aveva creato il mondo delle idee, e quindi vedete, cita proprio Platone, aveva abitato di anime eterne gli eterni globi, il cielo stellato perfetto, secondo la concezione di Aristotele, aveva popolato di una tomba di animali di ogni specie le parti vili e turbi del mondo inferiore, come racconta Genesi, no? Quando Dio crea gli animali, le piante, eccetera. Se non che, recata l'opera a compito, cioè compiuta l'opera, quindi ha creato l'universo in sei giorni, no? Come racconta anche Genesi, quindi mediante il mondo delle idee che a sua volta aveva generato, genera l'anima e con l'anima genera il mondo materiale, quindi la visione platonica, notate per uranio, intelligente, tutto i riferimenti sono platonici, l'artefice desiderava che vi fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera sì grande, di amarne la bellezza, di ammirarne l'intensità. Mancava qualcuno che ammirasse quest'opera e ne comprendesse anche le ragioni, quindi non solo esteticamente ma anche intellettualmente comprendesse il disegno divino. Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, cioè l'Antico Testamento e l'opera Timeo di Platone, non c'è degli unico, vedete come l'Antico Testamento, il Genesi e il Timeo vengono unificati, pensò da ultimo di produrre l'uomo, qualcuno che ammirasse e comprendesse tutto. Ecco il passaggio che qui né Plotino né Platone, nessun platonico aveva sviluppato in questi termini. Ma degli archetipi, cioè delle idee o essenze, non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura. Manca l'idea di uomo. E questo non è molto platonico, no? Perché per Platone c'è l'idea di uomo, come c'è l'idea di cavallo, l'idea di albero. Qui invece non c'è, è finito. Dio si è dimenticato, non c'è più nessuna idea. Non c'è più niente, oddio, ho finito tutto. Mi mancano le idee. E che succede? Non ha più alcun archetipo su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori, ve ne era uno da elargire in retaggio al nuovo figlio. Non solo gli manca l'idea del nuovo essere, l'uomo, ma neanche ha delle virtù, delle qualità, non ha più niente da dargli, perché ha già dato tutto, no? Né dei posti, tutto il mondo, ne rimaneva uno su cui sedesse codesto contattore dell'universo, intendendo il mondo terrestre, non c'era un posto particolare in cui dovesse collocare questo uomo, perché era già tutto pieno, no? Gli elefanti in una regione, gli leoni in un'altra, le tigri in un'altra. Insomma, era tutto pieno. Tutto era stato distribuito in tutti i gradi. Non sarebbe stato degno, però, della paterna potestà, nemmeno quasi impotente all'ultima opera, non della sua sapienza, rimanere incerta sulla necessità o mancanza di consiglio, non del suo benefico amore, che colui che era destinato a lodare degli altri la divina liberalità fosse costretto a biasimare se stesso. Quindi, Padre, la potestà, Figlio, la sapienza e Spirito Santo, l'amore, cioè diciamo, gli aspetti che Dio assume, non potevano non riuscire a generare questo essere che dovesse poi rimproverare Dio di averlo fatto infimo, senza un'essenza, senza alcune qualità. Genialata di Dio. Guardate cosa ha pensato Dio. Stabilì finalmente l'ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio perché aveva esaurito tutto, fosse comune tutto ciò che singolarmente aveva assegnato agli altri, cioè all'uomo da tutto, visto che non può dare niente da tutto, non può dare niente di specifico. Accolse perciò l'uomo come opera di natura indefinita, non ha un'essenza, non ha una sua propria essenza, è indefinito, e posto nel cuore del mondo, così gli parlò: non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato come gli animali e le piante, o anche gli angeli o i demoni, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto a fondo, secondo il tuo voto e il tuo desiderio, il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura determinata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnavi, ti posi nel mezzo del mondo perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti, cioè gli animali,
o potrai rigenerarti secondo il tuo volere nelle cose superiori che sono divine. L'avete capito? Quindi l'uomo non ha una sua essenza, non ha nessuna qualità, ma ha tutto ciò che può desiderare di volere. È libero di scegliere non solo che cosa avere, ma anche addirittura chi essere, perché non ha un'essenza. È libero di diventare ciò che vuole, secondo il suo desiderio. Può diventare inferiore o può diventare perfino divino. Vedete qui come caratterizza quindi l'uomo il tipo della miracola, no? Come qualcosa di totalmente libero, mentre il tuo resto è definito dentro degli schemi, delle leggi. In Dante, in Aristotele, nella tradizione, l'uomo era collocato una casella dentro l'ordine generale. Qua invece non ha una sua casella, può essere tutto e niente, può diventare qualsiasi cosa. È plastico, diciamo. E si dà la sua essenza, si scolpisce da solo. Questa è un'immagine che in realtà risale a Plotino, no? L'anima può plasmare se stessa e diventare qualsiasi cosa voglia. Però mentre in Plotino tutto questo è riferito a una ricerca del principio, qua sembra che il principio risieda nello stesso uomo, in un certo senso, no? E la cosa si capisce ancora meglio se si legge l'ultima parte: o superba liberalità di mio padre, generosità, no? O superba mirabile felicità dell'uomo, a cui è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole, può essere ciò che vuole. Vi ricordate, non so se l'avete già sentito, che il motto, diciamo, la sentenza centrale del Rinascimento è Homo faber fortune sua, no? L'uomo è artefice del suo destino, addirittura artefice della sua stessa essenza. Può essere un animale, una pianta o un dio, a seconda di come si comporta, di come orienta i suoi desideri. I bruti nel nascere, cioè i primari, recano sempre dal seno materno, come dice Lucilio, tutto quello che avranno. Sono già programmati, predeterminati con gli istinti previsti per la loro crescita e maturità. Gli spiriti superni, gli angeli, o dall'inizio o poco dopo, furono ciò che saranno nei secoli dei secoli. Quindi gli angeli sono superiori a noi, certamente per certi aspetti, però non possono essere diversi. All'inizio o poco dopo, perché ci fu la grande ribellione di Satana, degli angeli ribelli, che un attimo dopo sono stati creati, si ribellarono e furono cacciati nell'inferno. Quindi gli angeli hanno avuto un attimo in cui hanno potuto scegliere se essere come li voleva Dio o contro Dio. Una volta fatta questa scelta, per sempre rimarranno angeli o diavoli. Non c'è possibilità per i diavoli di diventare angeli o viceversa. Nell'uomo nascente, il padre riposa i semi di ogni specie e i germi di ogni vita, e secondo che ciascuno li avrà coltivati, ciascuno di noi, uomini, quelli cresceranno e daranno i loro frutti, e se saranno vegetali, sarà pianta. Se sensibili, bestia. Se razionali, diventerà animale celeste. Se intellettuali, angelo e figlio di Dio. Fermiamoci un attimo qua, no? Cosa vuol dire che diventeremo in base ai germi che abbiamo? Li abbiamo tutti. Possiamo diventare persone insensibili, piante in senso metaforico, gente ignara, priva di qualunque interesse, oppure avere delle passioni come l'anima di cui parlava Platone, l'anima concupiscibile, irascibile, che ci guidano ma senza poi approdare ad altro che a soddisfazioni simili a quelle degli animali. Oppure possiamo essere razionali, diventare persone razionali, oppure appunto intellettuali. Vedete la differenza tra razionale e intellettuale, quindi è la differenza tra matematica e la dialettica, no? Tra la visione aristotelica e quella platonica, una riferita alla saggezza umana e una invece alla ricerca di Dio. Se useremo le facoltà intellettuali saremo angeli figli di Dio, useremo il nous. Ma se non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto un solo spirito con Dio, nella solitaria caligine del Padre, caligine nebbia perché è inconoscibile il Padre, colui, cioè l'uomo, che fu posto sopra tutte le cose, starà sopra tutte le cose, tutt'uno con Dio. Quindi vedete che anche qui c'è l'idea mistica che abbiamo già incontrato di un uomo che si fa uguale a Dio, che riconosce in Dio se stesso, ma è una delle possibilità. Poi ci sono tutte le altre. Vedete quindi che c'è la tendenza ascensionale in Plotino, nella mistica ebraica e così, che c'è presente anche in Picco, l'idea che l'uomo possa diventare come Dio, però sono aperte a vent'anni tutte le altre possibilità tipiche dell'uomo del Rinascimento. Per esempio un principe deve avere della volpe e del leone, dice Machiavelli, cioè essere con certi limiti bestia per essere un bravo principe e governare lo Stato. È una delle possibilità, siamo liberi, possiamo fare qualsiasi cosa.
Cosa possiamo commentare questo testo? Diciamo, innanzitutto c'è una componente fortemente platonica, l'idea mistica di una, come dire, uscita di sé, di un raggiungimento del principio, questo è chiaro specialmente nelle ultime parole. Però c'è l'idea originale, tipicamente rinascimentale, che possiamo essere molto liberi di muoverci in questo quadro, cosa che non era così evidente nel platonismo tradizionale. C'è questa idea di un padre che si nasconde nella caligine, che sarebbe il Sof, no? Il Sof della Cabala. Pico ha studiato la Cabala ebraica, è stato anche condannato perché ha scritto delle proposizioni, delle tesi, cui mostra la perfetta consonanza tra cristianesimo e Cabala ebraica, condannato, perché purtroppo in quella fase c'era un papa un po' meno umanista, se ne è accorto e l'ha condannato, però insomma poi non è successo niente, è morto, giovane, e si sta lì. Qui aveva studiato molto la Cabala, Pico, voleva unire Aristotele con Platone, ma anche i musulmani, i cristiani, tutti con tutti, e tutti con lui, e tutti con, insomma, voleva unificare tutto, diciamo, no? E quindi vedete questa visione un po' sincretistica che ha del platonico, però invece di essere centrata sul principio verticalmente, è centrata sul centro di questo universo, l'uomo, che però si può muovere liberamente verso l'alto come verso il basso, orizzontalmente in tutte le direzioni. Ci può ricordare Cusano, no? Perché se l'universo è infinito, il mondo è infinito, il centro è ovunque, noi siamo il centro o la periferia, cioè è questione di prospettiva per concepire noi come centro o come periferia, perché siamo simultaneamente centro e periferia. Se ci concepiamo come centro siamo in Dio, se ci concepiamo come periferia siamo bestia, pianta, quello che vogliamo, no? Perché non ci sentiamo lontani, ma è possibile l'una come l'altra soluzione. È chiaro, non riprende, non esprime meglio che sia un'altra cosa. Lo spirito del Rinascimento, questo testo, chiaramente è figlio di Cusano, del platonismo, c'è tutto dentro questo, però c'è anche l'idea tipicamente rinascimentale di questa libertà sconfinata dell'uomo. E lui si dice cristiano, vedi, cita la Genesi, cita la Bibbia, però che differenza c'è tra questa prospettiva e quella tradizionale del cristianesimo medievale? Cosa c'è che non è tollerabile per una prospettiva cristiana ortodossa in questa visione? Ecco, prima cosa diciamo, l'idea che il cristianesimo di fondo sia unificato, sia simile che sia tra religioni, c'è un altro modo di esprimere per immagini la stessa identica verità. Siccome si esprime per immagini, a quel punto io dico scherzosamente che non si può dire se è più vera la favola di Cappuccetto Rossa, quella della bella addormentata. Tutte favole che esprimono dei valori. Posso esprimere lo stesso valore raccontando tante storie diverse, no? Ma questo non è accettabile con una visione dogmatica in cui Cristo è veramente figlio di Dio ed è l'unico ad essere tale, mentre non è vero questo per il Dio di Muhammad, no? Se io credo in una determinata visione come alternativa a quella di un'altra, questo non è più concepibile. Quindi questo è vero, ma c'è un'altra ragione. Come rappresenta l'uomo Pico che per un cristiano non sarebbe accettabile nella versione ortodossa del cristianesimo? Per la verità, anche i cristiani cattolici, meno i protestanti, ammettono che siamo liberi. Anzi, la libertà ci rende responsabili di scegliere per il bene o per il male. Tuttavia, se vi ricordate, pensate ad Agostino. In Agostino, sì, abbiamo il libero arbitrio, c'è il piano, ma soprattutto per quanto noi desideriamo cercare il bene, perseguire il bene e raggiungere Dio, è una visione tradizionale, ma anche non solo per l'Islam, è scritto così anche nel catechismo attuale della Chiesa Cattolica, per non parlare delle Chiese protestanti. Noi, a differenza che per i filosofi greci, vi ricordate l'ansia, l'angoscia dei primi cristiani? Disperavano di salvarsi senza la grazia divina. Mentre il filosofo greco, esercitando la conoscenza, pensava, vi ricordate l'intellettualismo socratico, se conosco il bene non posso non farlo. Invece per il cristiano posso anche sapere ciò che è bene, ma il peccato originale è per me un ostacolo insuperabile, desidero il male. San Paolo diceva, non faccio quello che voglio, ma quello che non voglio. Cioè siamo schiavi delle tentazioni, siamo carne, la carne, come dice anche sempre i testi sacri, e quindi non riusciamo a fare il bene se Dio non ci aiuta. Qua invece sembrerebbe che Dio non ci ha messo al mondo, dandoci libertà di diventare ciò che vogliamo. La grazia è già incorporata nell'atto in cui l'uomo è stato creato. Abbiamo già tutti la grazia di poter diventare Dio. Non c'è più bisogno che Cristo o Dio ce ne dia una. Anche il sacrificio stesso di Cristo, pensate, sulla croce, è dimenticato. Cioè, che bisogno ha avuto Gesù di sacrificarsi per estinguere i nostri peccati se ciascuno di noi già dalla creazione può raggiungere Dio? Notate che l'idea del peccato originale e del bisogno che abbiamo della grazia di Dio, del perdono, sono persi.
Ma il Papa non se ne accorge, cioè notate la cosa strana, che qua dei cristiani cattolici vanno avanti su questa linea finché a un certo punto Lutero, un tedesco, comincia a dire oh, in Italia siete tutti ufficiali, direbbe in Finlandia, ma cosa mi state raccontando? Questi testi che noi miriamo come documenti e fondamenti dell'umanesimo italiano del Rinascimento sono anche visti dai protestanti come l'esempio della corruzione, della degenerazione dell'Italia sul proprio filo spirituale, perché si abbandonano una serie di riferimenti che per i cristiani veri, diciamo quelli ortodossi, sono fondamentali: il peccato originale, il bisogno della grazia, della misericordia, il senso del peccato, il senso della nostra finitudine. E è così semplice diventare un raccontapico. C'è qui un'idea, se vogliamo, di uomo arrogante, presuntuoso anche, no? Può diventare qualsiasi cosa. Però se non si legge questo testo non si capisce lo spirito del Rinascimento, nelle sue luci e nelle sue ombre, no? È abbastanza chiaro. In questa stessa epoca operava Marsilio Ficino. E Ficino è un po' la via di mezzo. Ficino ha scritto una teologia platonica, che è lo stesso titolo di un'opera di Proclo, l'ultimo scolarca antico, no? Della scuola platonica, penultimo, diciamo, e ha tradotto tutti i dialoghi di Platone e anche i libri del Corpus Hermeticum di cui parlavamo prima. Quindi è un grande produttore di cultura. 1454 in Germania nasce la stampa. In questa fase tutto questo che nel Medioevo sarebbe morto lì, invece adesso questi idee si infondono su un pubblico sempre più vasto, non solo di religiosi, ma anche di persone colte di tutti i ceti. No? È interessante per capire come poi il Rinascimento si diffonde a macchia d'olio in tutta Europa, specialmente nel 500. In Italia è soffocato dalla Controriforma e dalla Chiesa, fondamentalmente, ma in tutta Europa, nel frattempo, i suoi germi si ammorbidisce, si addomestica, diventa un estremista, però si diffonde in Francia, in Inghilterra, in Ottavo, i famosi sovrani francesi. Diciamo, Ficino quindi è un neoplatonico, lui chiama se stesso platonico, perché non distingue Plotino da Platone, noi lo chiameremo neoplatonico. E teorizza che al vertice di tutto c'è l'uno, il principio, Dio, poi ci sono gli angeli che corrispondono al mondo delle idee, poi c'è l'uomo, poi c'è la qualità che corrisponderebbe alla forma dei corpi e il corpo materia, ma più o meno una visione neoplatonica con parole leggermente diverse. Però l'uomo, che è a metà strada o anima, è chiamato copula mundi. Anche Piccolo lo ha chiamato copola o il meneo del mondo. Però Piccolo dice che non basta chiamarlo così, vi ricordate? È troppo poco e va a fare il suo discorso. Invece Ficino lo concepisce come copula mundi. Cosa intende dire Ficino? Intende dire che l'anima è a metà, diciamo, nel centro dell'universo, per cui effettivamente ha in sé tutto ciò che c'è intorno a lei, perché ha sia qualcosa di spirituale che di materiale. Pensate come l'uomo è fatto di quattro elementi materiali: ossa, questo della terra, il sangue all'acqua, il respiro all'aria, l'energia al fuoco, ma è anche spirito, quindi ha materia e spirito, è esattamente al centro dell'universo. E anche Ficino, seguendo Plotino, pensa che quest'anima diventa ciò che contempla. C'è un passo di Plotino che vi ho fatto leggere che dice che l'anima diventa ciò che contempla. Quindi l'anima, collocata al centro dell'universo, unisce terra e cielo e può orientarsi in tutte le direzioni. È un discorso simile a quello di Pico, però il linguaggio è un po' più tradizionale. Parla di anima, ha una sua essenza, è collocata al centro, si può muovere, diciamo, un po' di più di come si muoveva le vie di uomo secondo Dante, però non è ancora quella libertà totale che mette Vico. E teorizza anche, una cosa molto interessante, che l'anima è mossa dall'amore, e cita il Simposio, che ha anche tradotto, un amore che si rivolge verso il bello, verso Dio, ma anche verso le creature. Immaginate il Rinascimento come il platonismo e il neoplatonismo, e come se fosse tutto quello che abbiamo studiato in quanto Platone e il neoplatonismo collocato, diciamo così, non solo verticalmente ma anche orizzontalmente, così forse avete un'idea, no? Cioè si può desiderare l'amore anche di coppia, come una modalità in cui si può esercitare l'amore platonico. Non solo ma l'amore, come diceva anche uno dei personaggi del Simposio di Platone, Erissimaco, se vi ricordate, anche la forza che unisce l'universo a se stesso, è come la gravità, tiene unito tutto ciò che ci esiste, è il legame di ogni cosa con ogni cosa. Quindi va avanti in questa dottrina d'amore. Ve ne accendo perché vedremo che Keplero, il famoso
scopritore delle leggi che governano i pianeti, ci dà le leggi, ma spiega queste leggi come espressione dell'amore che i pianeti hanno sul Sole. Questa idea di Cappello è rete di Platone attraverso Ticino, l'idea che l'amore sia la forza che lega i corpi gli uni con gli altri, sia i corpi dei viventi che i corpi inanimati. È la forma embrionale del concetto della gravitazione universale. Da questo ve ne accenno. Per cui Ficino è una via di mezzo tra Pico e la tradizione precedente. L'anima ha questa funzione centrale e l'amore torna ad avere quella funzione che Ficino trova in Platone, ma legge anche in Dante, dove c'è Stilnovo, nell'amor cortese. Quindi c'è, è alla fine di una tradizione che voi già conoscete, che risale a Platone, a Dante e così via. Se avete letto Ariosto, le forme di amore che si trovano in Ariosto, anch'esse, insomma, ricordano, cioè sono figlie di questa tradizione qua, l'amore platonico, che è quello di Orlando per Angelica, per esempio. Comunque, questo qua è Ficino, ne viene in mezzo, lui era piccato un sacerdote che mescolava tutte le opere, che mescolava quell'altro, ed è l'animatore della scuola cattolica di Firenze, Marsilio Ficino. Con Picco, insomma, sono eredi di quella tradizione, Cusano l'ha rilanciata e Lorenzo l'ha finanziata, se l'è fatto a sua volta, Lorenzo Magnifico, portavoce. Allora, concludiamo su questo, che il Rinascimento ha molte facce, però come anche i testi che voi avete da studiare riconoscono, la tradizione platonica, che noi consideriamo neoplatonica e loro pensavano fosse ermetica, è direi l'asse portante, perché se voi guardate a questo come l'asse portante, da Cusano a Picco e Ficino, spiega come si passa da una visione, diciamo, centrata su Dio, una visione centrata sull'uomo, che però a sua volta è identificato Dio. Questa cosa ci spiega poi tutta una serie di altri sviluppi, da Machiavelli a quelli che recuperano lo stoicismo, a quelli che recuperano l'epicureismo, l'aristotelismo. Ci sono tutte queste rinascite di queste antiche filosofie pagane. Però il tono, come dire, l'atmosfera, è data da questo genere qua, all'interno del quale poi tutte le singole modalità con cui ciascuno vuole pensare a se stesso, attraverso Aristotele, gli stoici, gli scettici, troveranno la loro collocazione. Ricordate che Plotino ricapitolava il suo piacere, oltre che avere una sua filosofia. Questo quadro neoplatonico fiorentino, laurenziano, può essere visto come una specie di cornice dentro la quale possiamo collocare tutte le diverse filosofie che rinascono in questo periodo. La seconda, che vogliamo essere razionali, come dice Tipo, quindi aristotelici, bestie, quindi un po' più epicurei, intellettuali, quindi più pitagorici e platonici. Vedete, le varie tradizioni possono essere incastonate dentro questo quadro, per questo vi ho fatto leggere questo quadro.